Se amare la vita sportiva è finora il modo più sicuro per avere sempre 20 anni, l'Italia è veramente la terra dove si può avere sempre 20 anni. Dalle montagne al mare, dai grandi boschi alle foreste delle Alpi, sino alle sconfinate spiagge del Tirreno e dell'Adriatico, l'Italia offre a chi la percorre tutte le gioie della vita all'aria aperta, sulla inebriante Via Grand'Air, sulla quale l'uomo moderno, affaticato dalla sempre più intensa vita delle grandi città, ritempra le sue energie a contatto con la natura. Un tempo, il viaggio in Italia, così come venne fatto da Goethe e da Lamartine, da George Sand e da De Musset, da Heine e da Anatole France, era il doveroso pellegrinaggio dell'arte e della cultura verso le smaglianti città del ricordo delle antiche civiltà. Era il tempo dei lunghi soggiorni a Venezia, a Firenze, a Roma, il tempo delle lunghe visite ai musei e alle cattedrali, nelle pinacoteche e nei fondachi degli antiquari. Ma c'era un'altra Italia, quella del mare, quella delle grandi pinete, quella delle spiagge serene e delle scogliere battute dal vento nelle azzurre giornate del Libeccio. Questa è l'Italia scoperta da due grandi poeti giovanetti, amici del mare e delle vele, l'Italia di Byron e di Shelley. Da Lerici a Camogli, da Portovenere alle riviere della Versilia, abitate allora solamente da poveri pescatori, la vela di Byron scriverà sulla pagina azzurra del Tirreno le parole rivelatrici di una nuova felicità, quella che l'uomo scopre nel rinfrescante abbraccio con la natura. Cominciò da quel tempo il grande mutamento, o, per meglio dire, il grande arricchimento dei classici itinerari italiani.